Piove, nevica fuori dalla scala, che importa? Tutta la buona compagnia è riunita in 180 palchi del teatro. Un palco alla Scala è uno status symbol. Non solo un bene tout court alla stregua di qualunque altro investimento, ma un bene culturale e sociale. Ideale prosecuzione del salotto aristocratico, ogni palco ha un arredamento particolare, scelto dalle famiglie proprietarie, le più grandi e prestigiose casate milanesi. Tra queste, alcune famiglie si sono a tal punto identificate con la Scala da mantenere la proprietà dei palchi fino alla cessione del 1920. I Borromeo, i Morbio, i Sormani, i Visconti di Modrone. È proprio a un Visconti che si deve il salvataggio del teatro dopo la chiusura del 1897 per la revoca del finanziamento pubblico. Guido Visconti di Modrone interviene con fondi personali e crea una società anonima per finanziare gli spettacoli. Quello dei Visconti alla Scala rappresenta uno dei primi esperimenti moderni di gestione di un teatro. Anche il nipote di Guido Visconti di Modrone contribuirà a dare lustro alla Scala, ma dal palcoscenico. Luchino Visconti, ideatore di alcuni spettacoli leggendari con Maria Callas. Il teatro alla Scala è stato il teatro della mia infanzia. È il teatro per me, il teatro in modo assoluto. Questa è la prima ragione di essere finalmente a lavorare dietro il sipario, quel sipario che vedevo tremare prima di prendere inizio uno spettacolo che mi dava un'emozione enorme. Per accaparrarsi un palco ed entrare nell'elite della città si è arrivati a spendere cifre da capogiro. Ad esempio, nel 1778, anno dell'apertura della Scala, due palchi del terzo ordine diventano improvvisamente disponibili. La richiesta è tale che vengono messi all'asta, raggiungendo la cifra record di 20.600 lire, oltre 11 volte il prezzo dei palchi di quella fila. Alla fine del Settecento Milano vanta una forte tradizione illuminista e di coscienza civile. Il conte Pietro Verri, che anima con i suoi fratelli la rivista progressista Il Caffè, frequenta la Scala nel palco 16, primo ordine destro. Scrive che vi incontra per almeno due ore ogni sera Cesare Beccaria, giurista rivoluzionario che si batte per l'abolizione della pena di morte e della tortura. Il nipote di Beccaria è Alessandro Manzoni, frequentatore della Scala anche per l'abitudine al gioco d'azzardo che si pratica nel ridotto, come raccontano le cronache. Si dice sia stato il poeta Vincenzo Monti a riportarlo sulla retta via. Sono rimasti celebri i versi dell'abate Giuseppe Parini, poeta critico verso i privilegi nobiliari. L'esecrabile ridotto, laddove un uomo ricco sfondolato, sur una carta, spiantasi di botto. Nel 1815 il gioco sarà proibito definitivamente. Durante l'occupazione dei francesi il pubblico si rimescola e vengono eliminati gli stemmi nobiliari dai palchi. Quando tornano gli austriaci a Milano, la Scala diventa uno strumento di controllo delle autorità, preoccupate per le attività di cospirazione di alcuni patrioti che sognano l'indipendenza italiana nascosti nei palchi. La Lumiera, il grande lampadario centrale, viene fatto montare per controllare le frequentazioni del teatro, i gruppi di pensiero nazionalista e la cosiddetta carboneria. Due palchi in particolare destano i sospetti della polizia austriaca. Il numero 14, secondo ordine sinistro, e il numero 5, primo ordine destro, appartenenti ai Porro Lambertenghi e ai Confalonieri. Ospitano Silvio Pellico, Piero Maroncelli, Giovanni Berchet e altri intellettuali legati al circolo del Conciliatore, molti dei quali saranno imprigionati o costretti all'esilio.
Degna di nota è la presenza femminile tra i palchettisti. Dei 1.325 proprietari di palchi individuati, ben 351 sono donne. Tra le dame scaligere più importanti, Antonietta Fagnani è una delle figure di spicco della società milanese in epoca napoleonica. Intrattiene una relazione amorosa con Ugo Foscolo, che le dedica la famosa ode all'amica risanata. Protagoniste del nostro Risorgimento, oltre che palchettiste, sono Giuseppina Morosini e la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso. Un'altra signora della Scala è Clara Maffei, moglie del conte Andrea Maffei. Anche se non sono palchettisti, i Maffei sono assidui frequentatori del teatro, oltre che animatori di uno dei più importanti salotti di Milano, frequentato da poeti, letterati e musicisti di tutta Europa, tra cui Giuseppe Verdi, che ha con i due un rapporto privilegiato. La composizione del pubblico della Scala rappresenta una sorta di codice genetico per la città di Milano, al punto che nel corso dell'Ottocento la fisionomia dei palchettisti muta insieme alla città e ai suoi abitanti. Dopo l'Unità d'Italia, alcuni palchi divengono proprietà dei re di casa Savoia, ma soprattutto aumenta la presenza borghese tra i proprietari dei palchi. All'epoca della costruzione, la Scala appartiene per il 90% al ceto nobiliare, mentre all'epoca dell'Unità, nel 1861, la percentuale scende al 58%. Quando, nel 1920, la Scala diventa un bene pubblico, i palchi borghesi hanno ormai raggiunto il 51%. Tra i settori trainanti della rivoluzione industriale lombarda vi è la produzione e il commercio della seta e del cotone, una tradizione che ha permesso alla classe dirigente della città di arricchirsi e prosperare. E spiega il fatto che a partire dal secondo dopoguerra, proprio Milano diventerà uno dei poli più importanti della moda in Italia e nel mondo. Puntuale, la sera di Sant'Ambrogio la Scala riapre il suo celebre sipario. Alla prima del Trovatore il presidente Segni e donna Laura onorano il maggior teatro del mondo, dove si affolla le Tout Milan e potremmo addirittura dire le Tout Europe. Momenti questi particolarmente eccitanti e deliziosi per le signore. È soprattutto in occasione di Sant'Ambrogio, il 7 dicembre, giorno dell'inaugurazione di stagione, che il foyer della Scala si trasforma in un secondo palcoscenico per gli eleganti abiti da grand soirée firmati da stilisti di alta moda. Pronto? Sono Natalia Aspesi, ti do qualche appunto. Sulla Scala poi vengo e finisco il pezzo. Secondo me è una serata bellissima, una delle più belle degli ultimi anni. È naturalmente il trionfo dei parrucchieri, come più che delle sarte, e soprattutto direi il trionfo del trucciolo, sia di capelli sia di plastica applicato dovunque. Certe signore, per farsi notare, si sono vestite di carta, mentre altre hanno preferito abbandonare il vestito lungo e arrivare addirittura in mutande, molto belle, e stivali di pizzo bianco. La serata inaugurale è ancora oggi una vetrina di creatività nell'abbigliamento. La musica e la ricca scena restano le protagoniste di ogni spettacolo. Ma anche il pubblico dà il suo contributo quando si riaccendono le luci in sala. Eppure sarebbe sbagliato parlare solo di mondanità. La Scala è sempre stata un palcoscenico di proteste sociali, non solo durante il periodo risorgimentale. Nel 1968 il teatro entra nell'occhio del ciclone durante le contestazioni studentesche guidate da Mario Capanna, con lanci di uova sulle pellicce delle signore che entrano per assistere alla prima. Non si contano le volte che in sala sono stati lanciati volantini per lotte sindacali o manifestazioni di protesta di ogni sorta.
In ogni rappresentazione dal vivo, il pubblico è ed è sempre stato parte integrante dello spettacolo, specie in un teatro reattivo come La Scala, che anche per questo continua a essere uno dei luoghi più rappresentativi dell'Italia nel mondo intero. È sempre un titano. Ma è vero che scrive tuttora? Da più di un anno lavora rinchiuso all'albergo Milano. Oh, che uomo! Che tembra! Che mente! Ma dica piuttosto, che cuore! L'ha inteso lei, il trovatore? Un po' di silenzio, tenente. E voi ormai la sana, la folla più non c'è. Resta solo il vecchio palco della Scala del gennaio del 93.